Ciao a tutti, sono Judith e vengo dal Camerun. Ho 47 anni e sono entrata in Italia nel 1999. E vivo a Boves da 2000 e sono mamma, anche nonna, soprattutto primo genito di una famiglia di 10 figli. Mi piace sempre precisare questo perché è importante per me. E sono partita dal Camerun perché avevo voglia di lavorare e poter mandare i miei fratellini a scuola. Perché sono la più grande e di solito in Africa i più grandi fanno anche da mamma, da genitori ai loro fratellini. Non c'era lavoro o si trovava qualcosina, non ti permetteva nemmeno di mangiare. E la situazione in Camerun è abbastanza critica, è un paese abbastanza tranquillo perché non c'è la guerra, è vero, ma il lavoro non c'è, il futuro per i giovani è incerta, non c'è lavoro per i giovani, quindi è abbastanza difficile andare avanti. E ho dovuto partire per poter guadagnare qualcosa e portare avanti la famiglia e soprattutto aiutare anche gli altri. Penso che tutti i camerunesi, tutti quelli che hanno vissuto lì o camerunesi che vanno a informarsi devono sapere quello che succede lì. È un paese dove c'è una grande corruzione, è un posto dove la gente è abbastanza egoista, tutto per loro, niente per i piccoli, tutto per i grandi, e la cosa diventa molto difficile. Quando ci sono concorsi, se non ha abbastanza mesi per poter corrompere, non sarà per te facile avere anche un concorso. Quindi tutto per i grandi, come lo dicono i francesi, i grossi pesci, e niente per i piccoli. È un paese abbastanza corrotto, sì. Magari moltissimi italiani, moltissime persone non riescono a capire perché uno può partire da casa. Ma devo dire che le volte hanno ragione, perché non conoscendo chi ti viene a trovare a casa, magari non avendo viaggiato, non conoscendo certe realtà, si dicono magari che gli stranieri vengono a togliere la roba. Non è sempre così, perché una volta che ci ritroviamo c'è, per me, una ricchezza piuttosto, è questo cambiamento di culture. Uno riceve e dà all'altro, non è proprio vero che tutti gli stranieri che vengono è per fare del male. Ci saranno qualcuno che si comporterà male, ma come tutto il mondo possono esserci anche degli italiani o degli europei che si comportano male, e uno non parte quando sta bene a casa sua. Se uno abbandona tutto è perché manca davvero qualcosa. Basta vedere lì a Lampedusa quelle che perdono la vita, rischiano così tanto sapendo che davanti ci sono molte situazioni dure che possono finire lì nell'acqua, e rischiano lo stesso. Basta vedere quello e capire che loro hanno bisogno di avere almeno il pane quotidiano, e per quello uno abbandona la sua terra, la sua famiglia e tutte le sue cose care per partire. Sono partita dal Camerun, non è che sapevo esattamente dove andare, dovevo partire perché la situazione si faceva molto dura, non era più facile niente, dovevo fare qualcosa per la famiglia, per i miei genitori, per gli altri. Ho dovuto vendere tutte le mie cosine che avevo, ho fatto debiti, ho preso l'aereo per la Francia e mi sono ritrovata a Boves dopo un po' di mesi in Italia, e da 2000 siamo sistemati a Boves, dove abbiamo trovato lavori. All'inizio non era facile perché la lingua non la conoscevamo, e lavoro, ho fatto la raccolta di frutta, ho fatto l'assistenza alle persone anziane, ho fatto il corso per diventare mediatrice di lingua madre francese, e non ci sono molte richieste. Ho dovuto iniziare un altro corso come operatrice sociosanitaria e mi sono fermata solo al secondo modulo perché nel frattempo mi sono ammalata. In quel momento lavoravo comunque già come ausiliaria in una casa, una struttura di Boves. A Torino ho dovuto lasciare la casa di Don Luigi Ciozzi perché, partendo del Camerun, ero piuttosto fidanzata, non ero ancora sposata.
Avevo fatto la promessa a mio fidanzato di aspettarlo una volta arrivato in Europa, di non lasciarlo, e quando arrivo in questa casa, era una casa solo per le donne, e lui insisteva per ritrovarmi in Europa, per non perdermi. Una volta che è atterrito anche lui a Caselle, all'aeroporto di Torino, ho dovuto lasciare la casa per ritrovare fuori, e abbiamo girato, dormito nei negozi a Porto Palazzo, abbiamo sofferto tanto insieme, e soffrendo così abbiamo conosciuto un amico italiano, Nicola Panibianco, e tramite Nicola abbiamo conosciuto la ragazza di Boves, Valentina, che ci ha aiutato a lasciare Torino per venire qua a Boves. E a Boves in quell'epoca si faceva una garanzia per poter avere permesso di soggiorno, e la sua famiglia ci ha quasi adottato, e questa garanzia l'hanno fatto a mio marito, che subito dopo ha trovato un lavoro, e nel frattempo abbiamo dovuto legalizzare matrimonio nel 2001, e tramite matrimonio legalizzato nel 2001 ho potuto prendere anche io permesso di soggiorno, e così siamo a posto tutte e due e tutta la famiglia. Da 2000 fino a 2007, piccoli lavoretti lo facevo. Mio marito, lui lavoro fisso, ce l'ha da quel momento fino ad oggi. Io facevo dei piccoli lavori come raccolta, assistenza ogni tanto. E poi due corsi, OS e mediatore l'ho fatto. E poi lavorando mi sono ammalata nel 2007, c'è stato un intervento, una lesione abbastanza grave alla schiena, e lì ho perso la salute, ho perso il lavoro, e non mi rendeva triste, capivo dentro di me piuttosto una gioia immensa, una chiamata, sentivo questa grande voglia di portare di più avanti la passione che avevo da piccola. Ho fatto un viaggio nel 2009 per il Camerun, dove sono nata, precisamente a Chang, e una volta arrivato lì mi rendo conto che ci sono molti bisognosi, che anche da piccola li vedevo ma non capivo bene la loro situazione. Forse l'Europa, volevo dire l'Italia, mi ha aperto abbastanza gli occhi, mi ha piuttosto dato un grande amore, perché le persone che mi hanno accolto qua l'hanno fatto con il cuore, e tornando giù, vedendo le altre soffrire, ho capito che devo fare qualcosa anch'io per loro, perché ci sono persone che non hanno scelto, come i malati di mente in Africa, di ammalarsi, e ci sono i loro figli che hanno il diritto di vivere, anche andare a scuola, di vivere con dignità e tutto quanto. Facevo il giro dell'ospedale, facevo il giro delle famiglie molto povere, facevo il giro delle strade. Ma un bel giorno mi sono reso conto che ero indifferente a questa categoria che si chiama malati di mente, come tutti gli altri. Vedendo una signora raccogliere la roba marcia nella pattumiera per poter sopravvivere, questo mi ha fatto capire che si doveva fare qualcosa per loro, e da quel momento ho iniziato una vera battaglia. Da 2009 fino ad oggi sono tra l'Italia e il Camerun, precisamente a Chang, dove ho iniziato questo progetto, e continuo a dare una mano a questa categoria e soprattutto ai loro figli. A casa in questo momento ho accolto Mabel, che ho conosciuto per strada, e lei era incinta dei gemelli, partorito, siccome non era seguito durante la gravidanza, ha dovuto perdere uno dei gemelli, e mi sembrava impossibile farla ritornare per strada, l'ho preso a casa, ho dovuto creare una casa famiglia, una specie di casa famiglia per loro, e un'altra giovane, ci sono orfani a casa, ci sono ragazzi nati da malati di mente a casa, e tutta una famiglia fatta di persone abbandonate, vulnerabili, che erano soli, che oggi hanno una mamma che sono io, e sono felice e contenta di fare da mamma a loro. Gli italiani sono, per me, quello che ho conosciuto, sono abbastanza umili.
in Africa quando uno ha un potere basta essere un uomo di potere, non ti lasciano neanche avvicinare, qua facilmente può salutare un sindaco, facilmente può entrare all'ufficio di un prefetto, facilmente può raggiungere qualsiasi ufficio quando è necessario. Giù è una cosa che in Africa non capiscono. Poi c'è modo di trattare gli handicappati. Qua in Italia penso che questa cosa mi ha cambiato abbastanza in positivo, perché sono persone che non hanno scelto di nascere come sono e qua vengono trattati abbastanza bene. O dove ero in una struttura Boves, erano persone handicappate fisici e mentali, erano trattati bene, letto fatto, pulito, fare da mangiare, tutto ben curati, e questo mi ha toccato profondamente, una cosa, la carità in Italia. Gli africani devono imparare quello, la carità senza limiti, non abbiamo bisogno di essere ricchi per fare la carità, anche un sorriso aiuta qualcuno. E poi un'altra cosa che gli italiani devono imparare dagli africani è questo modo, cioè la gente vive la solitudine qua, ci sono molte brutte cose che succedono perché con vicini di casa non è possibile di cambiare due parole, la gente non ha più tempo, si corre dietro tante cose, poi succedono bruttissime cose perché siamo distratti, non ci rendiamo più conto che le persone che abbiamo vicino stanno soffrendo, iniziano tipo delle depressioni, inizia con piccoli segni, ma siccome tu vivi nella solitudine, non c'è un caro amico, una carissima amica, una persona vicino che si rende conto e ti dà una mano con affetto, con l'amore, con un po' del suo tempo per tirarti su. E queste cose qua sono quelle cose che gli italiani devono imparare dagli africani, perché in Africa quando vedi la porta del tuo vicino chiusa per due giorni deve andare a bussare per sapere se sta bene, se è tutto a posto. Quando viene una donna che ha partorito, i primi mesi la gente va lì regolarmente a dare una mano, così quelle cose che chiamiamo depressione postpartum succede pochissimo, perché la gente non si sente solo con bimbi o con un bimbo. E qua queste cose mancano a tante famiglie, i genitori, i nonni ormai vivono nelle case di riposo. In Africa moltissimi tengono ancora i genitori a casa e danno affetto fino all'ultimo, perché uno che si sente solo in una casa di riposo, che vede il figlio magari una volta all'anno o la figlia o parenti una volta in tre mesi, questo non lo aiuta per niente.